Buongiorno, ci siamo in un altro video e questa volta ho deciso di catturare una sedia. Sono delle sedie che ci hanno lasciato i vecchi proprietari di casa. Siccome sono marroni e non mi piacciono, ho deciso di farle bianche e magari di sfruttarle quindi in cucina. Perché penso metteremo il tavolo bianco, penso, è sempre tutto un progetto, noi lo sappiamo, quindi la rivernicerò e vediamo come viene. Allora, la prima cosa che faccio, vado a pulire la sedia con una pezza inumidita in modo da togliere eventuali incrostazioni e cose varie, anche se c'era un po' di cemento, dei lavori in corso, eccetera, eccetera. Quindi vado a rimuovere tutte queste imperfezioni. Partendo da una sedia che abbiamo rotto, proprio per vedere prima l'effetto come viene, perché se viene male almeno lo aggiustiamo. Prendo della carta vetrata di una grana 220, quindi leggera, e vado a scartavetrare tutta la superficie per renderla un pochino più ruvida, in modo che la pittura si venga assorbita meglio. Cerchiamo di riparare anche quel punto, ci mettiamo un po' di stucco per legno, lo lasciamo asciugare e poi tinteggiamo. Lavoro perfetto. Allora, adesso è così, mettiamo un po' di stucco per legno. Dopo lo andiamo a cartavetrare per livellarlo al resto della sedia. Adesso che abbiamo passato la carta vetrata e abbiamo stuccato e cartavetrato anche quei buchi che c'erano, con un pennello pulito e asciutto vado a togliere tutta la polvere. Sembra un po' come quando faccio le unghie, lì con la polvere e la pitta, insomma, è uguale. Allora, ho comprato questa inferramenta che è uno smalto acrilico per multisuperficie, quindi legno, ferro, plastica, qualsiasi cosa, bianca, opaca. Quindi vado ad aggirarla bene e poi vado a spruzzarla tutta sulla sedia. Vado. Ah, ho dimenticato la mia. Un'ape. Un'ape. Ma niente, se ne andrà quando si tira la pizza della pittura. Prima passata, che già andrebbe quasi bene. L'ho lasciata asciugare un po' al sole prima, adesso l'ho girata per poter fare bene la parte di sotto. Finito. Ops. Allora, il risultato finale ve l'ho mostrato, eccolo qua, quindi speriamo che regga, che mantenga, perché mi piace tantissimo la sedia come è venuta bianca, vero Miki? Sei bellissima. Ok, metteremo un bel cuscinone grigio di quelli là IKEA e vediamo se mantiene questa pittura. Ci vediamo quindi al prossimo video, sarà un altro fai da te, magari, non so, ormai siamo diventati ristrutturatori della qualsiasi, chi lo sa. Ciao! Buongiorno, ci siamo in un altro video e questa volta ho deciso una sedia,
sono delle sedie che ci hanno lasciato i vecchi proprietari di casa. Siccome sono marroni e non mi piacciono, ho deciso di farle bianche e magari di sfruttarle quindi in cucina. Perché penso metteremo il tavolo bianco, penso, è sempre tutto un progetto, non lo sappiamo. Quindi la rivernicerò e vediamo come viene.